Signora Daniela, giri la ruota della fortuna. Tac! È uscita la lettera N di Napoli! Brava signora! Ha vinto 500 euro! Uffa! Telegiornale, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha visitato la scuola media Gianni Rodari. Tutti i professori erano molto contenti. Uffa! Pubblicità, no Martini, no party. Uffa! Pubblicità, Lidl, il mio carrello è pieno a soli 30 euro. Donne, accorrete! L'offerta dura solo 15 giorni. Che perdita di tempo e quanta fatica! $9.25 per una saponetta. Mi dovevo fare la doccia, Harry. $5.000, ma nemmeno morto glieli do che possano farmi. Confiscarmi la bambina. E basta! Detesto essere spento! Oh. Non si vede ancora! Amica! Qualcosa. Ma che vuoi che sia successo? Starà facendo una partita di calcio con qualche amico. Tanto le scarpe non le pagano loro. E tu mangia! Dio, che ansia! C'ho le palpitazioni! Un battipanni al posto del cuore! Quando tornerà, farai conti con me! Priscilla, quante volte ti ho detto che gli spaghetti non si toccano con le mani? Invece di fare gli spaghetti, perché non fate maccheroni? Tu guarda cosa mi tocca sentire! Ora i miei figli si mettono a ordinare come se fossero al ristorante! Miau! Hai ragione! L'unico che mi dà retta in questa casa è il gatto! Cioè, non ci si può credere! Amica, la vuoi smettere di parlare con questo gatto e pensa a tuo figlio! Ta-da! Priscilla, chiudi la finestra! Oh, perché io? Non vedi che sbatte la porta? Uffa! 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 Ma come devo fare per fargli capire che sono qua? Forse devo rovesciare l'acqua! E no, tu mamma, certamente avresti le palpitazioni! Ci sono! Devo picchiare con la forchetta sul bicchiere! Priscilla, non toccare il bicchiere! Ma se non l'ho toccato! E non dire le bugie! Mamma, non ho toccato il bicchiere! Amicare! Priscilla, non ho voglia di scherzare! Priscilla, smettila! Ma quello suona! Hai lo canto! Amilcare, non ho mai tardato così tanto! Maledizione! Cosa darei per essere stato interrogato? Magari aver preso anche un bel due! Per ora, essere qui... tutti insieme a parlare. No, io non resisto. Esco. Ma tu guarda questo! Ma cos'è? Gli è morto il gatto! Questo tipo portagliera tutto nero! Sembra un beccamorto! Ehi! Beccamorto sarai te! Porca miseria! Il beccamorto m'ha visto! E se nessuno può vedermi! E può vedermi soltanto un beccamorto! Beccamorto sarai te! Altro che iella! La sfortuna mi perseguiterà per 10 anni! Vada retro! Beccamortus! Ma quale beccamortus? Tonino! Tonino! Mi conosce! La vuoi smettere? Sa il mio nome! Sono fritto! Ma la pianti! Non sono un beccamorto! Ah no, eh? E cosa ci fai allora tu tornerà a quel modo, eh? Ma non mi riconosci? Non
Sono la tua ombra. Chi sei? La tua ombra. Solo che ora tu sei invisibile e io non sono più costretto a starti appiccicato. Ma cosa stai blaterando? E quella allora cosa sarebbe? Quella è l'ombra del proiettore. Banana. Siamo a teatro. Io sto parlando dell'ombra del sole, della luna, dell'ombra naturale. Quella è un'ombra artificiale rifatta. Che schifo! Porca miseria! Ma non capisci? Me ne posso andare a spasso senza doverti stare appiccicato dalla mattina alla sera. Accidentoli! È vero! Me ne vuol libero, libero nel sole, come una farfalla. Ehi, ehi, ehi! Ricorda che tu resti la mia ombra e quindi ora va pure! Ma non ti allontanare troppo! Questa cosa dell'invisibilità mica durerà per sempre! Io mi auguro di sì! Mi avrebbe voglia di dargli un papagno! Prego! Dimmi pure i papagni! Tanto io non sento niente! Sono un'ombra! E vabbè! Però ecco, non te ne andare! Ehi. Sì, lo so che tu vorresti andartene in giro senza dovermi stare appiccicato! Eh sì! Però non mi lasciare solo! E va bene, seguimi! Oh, che soddisfazione! Sì, sì, sì! Di là? No, di là! Agli ordini!